cambiamento si parte da Gorizia. Quali sono le prospettive? Ma le prospettive sono buone. Dicevo che abbiamo 30 relatori importanti tra italiani e internazionali. I temi che affronteremo sono temi di cui si parla ogni giorno, però siccome abituati a sentirli non si dà l'importanza che si deve. Temi come intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, le città che cambiano, il lavoro, la sostenibilità, insomma sono tutti temi di cui siamo bombardati ogni giorno, ma passi avanti non ne facciamo. Allora questo deve essere un punto di, come dire, di partenza, che poi noi gli atti li faremo avere alle associazioni di categoria, soprattutto alle imprese. In sostanza dobbiamo fare un punto e capire che non è che dobbiamo aspettare dagli altri un cambiamento, dobbiamo essere noi stessi che cambiamo da oggi, o da ieri addirittura, cambiare il nostro modo di pensare, di lavorare, di vivere, di consumare, di sprecare. Insomma, se non parte dalla base diffusa, allora il messaggio che io, che noi come Camera di Commercio di Venezia Giulia dobbiamo dare, avendo quattro temi su queste tipologie, su questi cambiamenti importanti di cui viviamo, fare il punto e avere delle indicazioni sia per le imprese sia per la politica, ma soprattutto poi il messaggio deve arrivare a tutti gli abitanti, a tutta la gente, perché non è impossibile pensare che siano gli altri a cambiare e noi cambieremo. Questo è un tema che secondo me dobbiamo affrontarlo seriamente.